Ragazzi, Fedel38, come va? Che si dice? Piccolo vlog, piccolo vlog. Spero che i video vi stanno piacendo, quelli che sto pubblicando. Tra pochi giorni, finalmente, l'Ultimate di versione di Mortal Kombat mi annuncio una cosa nuova. Essendo che ci stavano gli sconti per i picchiaduro, quindi mi è andata pure bene quando ho comprato la Season 4 di Tekken 7, anche se lo sconto non c'era quando lo compravo, però dettagli bus. Ho comprato il gioco, il picchiaduro dei Power Rangers e non potevo non prenderlo. Non potevo non prenderlo e è inutile dire che mi sono attaccato a vedere la serie Power Rangers. Infatti, sentite? La riconoscete? Aspettate, no, non è partito. Aspettate, aspettate. Ecco. Dai, ci sta tutto. 3, 2, 1. Ok, basta. Oh, basta, ho detto, basta, sono pubblicità. Ciao. Avrò problemi di diritti. Allora, sì, avete capito, ho comprato il gioco di Power Rangers perché mi sono riattaccato alla serie originale del 92. Inutile dire che mi sono messo a guardare anche altre che mi sono selezionato di altre puntate di altre serie, che ne so tantissime, sono quasi 18 serie televisive dei Power Rangers. L'ultima è stata fatta nel 2017. Madonna, mamma mia, io ne ho visti solo quattro. Vabbè, detto questo, non potevo non prendere il picchiaduro di Power Rangers, quindi yeah, l'ho preso e ci giocherò e farò la campagna per fatti mia, credo. Sì. E faremo qualche gameplay e lo porterò volentieri un gameplay. Detto questo, parte il video di Battlefront 2 stasera, e stasera si fa pure una partita, quindi perché parleremo del terzo capitolo di The Mandalorian, che uscirà quindi per il 18-19, quindi tra pochi giorni. E, parentesi, parliamo un attimo di una questione, poi di The Mandalorian, che è iniziata a uscire una situazione allucinante con il Baby Yoda. Ok, per chi non conosce, chi non sta seguendo la saga, stop a rivedere questo video. Sì, perché inizierò a spoilerare un po' di co alcune cosucce. Non gravi, però qualcosuccia. E se no, rischiate, anche se alla fin fine non è niente di spoiler in realtà, perché sta girando talmente tanto sta cosa. Praticamente, diciamo che Baby Yoda, vabbè, tanto le novità del canale l'ho dette, quindi tranquilli, potete anche staccare per chi non è interessato. Bene, arriviamo alla zona spoiler. Bene, The Mandalorian ci sta dal secondo episodio una missione, una quest, no? Secondaria, quel tipo di quest che il nostro caro protagonista deve purtroppo fare per avere delle notizie importanti, eccetera, eccetera. Lui deve portare questo piccoletto, questo Baby Yoda, denominato dai fan, perché nella sua terra origine, dai suoi simili, il problema è che è un Jedi, quindi non sa Mandalorian dove andare. Il problema è che ha avuto la cara fortuna della quest di accompagnare questa tizia, questa donna rana, questa Lady Frog l'hanno chiamata, con delle uova, praticamente che l'ultima uova della sua stirpe, della sua razza, della sua specie, cioè praticamente sono a rischio estinzione. E questa tiene queste uova conservate, sigillate dentro questo contenitore. E ha detto: no, mi serve uno che mi accompagna sicuro su un pianeta specifico. Questo poveraccio, Mando, il nostro caro Mando, ha dovuto accontentare per avere poi prima o poi questa famosa soffiata di chi può saperne di più di questi Jedi e dei Mandaloriani che palesemente trovi. Come dire, che può appunto dare una mano. Il problema è questo. Nell'episodio 2, proprio la volta scorsa, che è successa la settimana scorsa, l'hanno trasmessa, Baby Yoda
Mangia con tanta voracità, anche con tanta mezza cattiveria in pratica, anche se è un bambino, le uova di questa donna rana. E uno dirà: Madonna, come? È un bambino, è così carino, dovrebbe si mangia le uova. Eh sì, ma si mangia le uova. È un po' tragicomico in realtà la situazione, perché l'hanno voluto fare tragicomica. Del tipo, è carino e coccoloso che si mangia le uova, ma allo stesso tempo non le deve mangiare, perché tu, spettatore, sai che quello sta a fare un danno mastodontico, impressionante, perché giustamente nessuno si faceva problemi di qualche uovo, perché non è una razza estinta, che si è praticamente estinta. E questi sono gli ultimi, diciamo, risorse per riportare nella galassia questa razza. Mo, Baby Yoda ne ha mangiate almeno 5 o 6 di fila, queste poveracci, queste povere uova. All'insaputa anche di Mando, che la Mando l'ha sgamato due volte, che la prima volta ha detto, quando l'ha vista, ha detto: quante ne hai mangiate? Quello te l'ha guardato del tipo: meglio che non lo sai, cioè quella cosa del tipo: lo vuoi veramente sapere? Un po' una cattiveria, tutto sommato. Però c'è da dire una cosa, perché forse la gente se l'è scordato, ma proprio il primo episodio, anzi il secondo, quando Baby Yoda si è mostrato per la prima volta, nella seconda, come si chiama, episodio, quando c'era lui, più che altro, non nel secondo episodio della saga, ma nel secondo episodio che c'era lui, quindi mi sembra che era nel terzo episodio, effettivamente. Lui che cosa fa? Magna una rana, viva! Una grossa rana, così quella. E gli è rimasta sta zampettina sulla bocca e lui non ha ancora mangiato. Già da lì io dissi: Madonna, quanto è perfido sta bestia, sto piccolino. Tutti quanti: adorabile, che carino! Mo, se mangiate le uova, uno si sono fatti 3.000 pensieri e problemi, dicendo: ah, quella è una bestia, è pericoloso, è brutto, ma che è sta cosa? Lui ha mangiato uova. Sì, ha mangiato le uova. Ha mangiato le uova di una razza che purtroppo sta per estinguersi. Andata bene, finita bene, tranquilli. Il terzo episodio, la Nana Frog, la mamma, la Lady Frog, ha variato con il suo Mr. Frog, e con le uova tutti contenti, felici e contenti, e sono andati a casa, quindi per fortuna è andato tutto bene, le uova sono salve. Yeah! Però c'è un fatto, è un'opera letteraria scritta, ok? Baby Yoda è una razza che mangia i rospi, e si è capito, già dall'inizio della prima stagione si è già capito, si è intuito. Il fatto che proprio quella è una rana, e là ci sono delle uova di rana, era quasi scontato, e chiamato e telefonato che l'avrebbe fatto una cosa del genere. Infatti il problema era proprio quello. Mi sorprende che la gente si è praticamente ci è rimasta male di sta situazione. E perché? Noi ci mangiamo uova in continuazione di galline. Uno direbbe: vabbè, ma mica le galline sono in estinzione. E allora, se sono in estinzione, sai che cosa succede? Che noi le mangeremo lo stesso. Ci verrà spontaneo mangiarle. È un dato di fatto. La natura porterà all'estinzione qualsiasi cosa. Ci sono animali che se ne sbattono dell'ecosistema. Ammazzerebbe chiunque di quelle razze, animali o cose varie che loro spesso danno a caccia fino all'estinzione. Quindi ditemi dov'è il problema. Dagobah, il pianeta di Yoda, che non si è ancora capito se quello è il vero pianeta di Yoda o meno, là è un luogo paludoso, dove sicuramente ci sono un sacco di rane. E quindi è proprio nella loro indole, nella loro natura mangiare rospi, rane, anfibi. Anche se per me la Lady Frog non è una frog, una rana, ma bensì una salamandra. Dall'estetica, dalla faccia sembra una salamandra, non un rospo. Però, dettagli. Dopo l'episodio 2 si è iniziato a saltellare come una pazza. Robert. Comunque. È stato un po' tragicomico Baby Yoda, ma è stato fatto apposta. Ma non vuol dire questo che lui è un assassino, serial killer, è una cosa ingiusta, non è corretto. Cioè, la gente si sta lamentando di tutti di più. Raga, è una serie TV. È una cacchio di serie TV. Sappiamo perfettamente che il Baby Yoda, questa razza, mangia rospi, perché lo dice, fa nota dalla prima stagione, e mangia pure cose crude, quindi vive. E non cucinate,
Quindi Baby Yoda non è tanto adorabile, anzi è un predatore a tutti gli effetti, come noi. Solo che noi non andiamo a caccia di animali, noi li facciamo crescere e poi li portiamo nel macciatoio e poi con della bella motosega e senti l'animale soffrire. Uguale. Noi siamo spietatissimi in questo concetto. Non voglio dire nulla, ma siamo spietatissimi. Quindi mettere a pensare di un bambino che ha solo il desiderio di mangiare e crescere e forse anche divertirsi e distrarsi, insomma. Non potete dire, ah, quella è una bestia, quella è un assassino, è spietato. È un bambino di probabilmente 5 anni. Ok, ne ha 50. Però per la sua razza ne ha 5, neanche, forse di meno. E sto poveraccio aveva fame. Quindi vede le uova, lo realizza subito che quelle sono uova di rospo. E realizza che sono buone da mangiare. Tu mo che fai? A un bambino di 3 anni o di 2 mesi, di 4 mesi, 5 mesi di vita, anche quasi un anno, 0 anni palesemente per intenderci, perché Baby Yoda palesemente credo che è un bambino di tra i 5 e 6 mesi. Tra virgolette, prendendo in considerazione i nostri anni d'età, anche se la dice 50 anni, ma credo che quei 50 anni equivalgono a pochi mesi di vita. Per loro sono come pochi anni di vita, figurate, per la loro razza, e quindi, Madonna, che casino. Però vi faccio ridere. Tu non credo che dici a un bambino, se tu gli lasci a un bambino una cioccolata, un qualcosa che sarà sicuramente da mangiare, secondo voi il bambino che fa? Non lo mangia. Ovvio che lo mangia. È scontato. Non è che il bambino ha detto: ah, questa è una rana. Ah, però è in rischio estinzione. Io so che faccio. Non me lo mangio. Me lo mangio lo stesso, quello è il problema. Tanto, basta che sopra un 2 o 3, non è un problema. No, non è che ha ragionato così. Quello ha detto: cibo. Questo è. Quindi non facciamo i moralisti su una cosa che è stata voluta e scelta. Cioè, siamo seri. È qualcosa di allucinante, ragazzi. Bene, detto questo piccolo vlog simpatico per accennare a questa situazione, ho scoperto una cosa molto triste, credo che farà paura a molti di noi, della old gen che è più della next gen, anche se la next gen se ne sbatterà tantissimo, già lo so. Vogliono fare il remake di Mamma ho perso l'aereo. Un cult classico degli anni 90, dove i bambini si scialavano a vedere cult film dedicati ai bambini, dove dei ladri entravano in casa con delle trappole proprio banali e stupide, facevano le peggiori figure di merda che manco stalle olio. Però era divertente, era periodo. Mo nel 2020, nel 2020, 2021. Vedere un film del genere a me fa pure piacere, ma il problema è che la next gen, i bambini stanno con il tablet, vedono queste cose e dicono: che è sta merda? Intanto stanno ancora col tablet o col cellulare. Ma che? La demenza. Mamma, cambia canale. Mamma, che è sta merda? E noi magari un po' più adulti diciamo: ah, bello, una citazione, un vecchio riferimento ai film degli anni 90. Il bambino dirà: ah, cambio, non mi interessa. E stesso il creatore che ha appunto fatto Mamma ho perso l'aereo 1 e 2, quindi, perché a Walt Disney ha messo mano a questo progetto, per Disney Plus per Natale. Quindi già stavano in lavoro, a quanto pare, ste riprese. E a quanto pare il creatore non sapeva niente di questa cosa. A parte che quindi, a quanto pare, non hanno anche chiesto i diritti, il permesso di fare un remake del film. Punto 1. E questa è una cattiveria. Punto 2. Lui stesso ha detto: Disney, fate quello che volete, ma è una perdita di tempo perché la next gen non è più come una volta. E riproporre una dinamica di un appunto di un film che andava forse bene a quei tempi, qua adesso non è più idoneo.
Quindi sarà un fallimento, appunto, sarà un flop. Ma non perché sarà un pessimo film. Potrà anche essere fatto bene, ma non sarà una tematica che attirerà. Questa è una questione di business e si sa anche per questioni di interesse del pubblico. Io sono sicuro che Disney ha ragionato del tipo che okay, tanto sono tutti in lockdown, non è un problema, i bambini staranno a casa, quindi se lo vedranno. No, chi ve l'ha detto? Mica avete una certezza della logica dei bambini. I bambini ormai stanno col tablet. Se in quel film non ci sarà tablet, connessioni o cose di next gen, il film andrà a quel paese, ma andrà comunque a quel paese perché vedere dei ladri che entrano in casa e con dei scherzi come la maniglia che scotta, con una sagoma con la radiolina che fa parlare per far credere che c'è qualcuno, o tante altre circostanze. Ok, a me faceva più che altro piacere che ridere. Da bambino ridere, quando sono cresciuto era sfizioso da rivedere e notare quanto c'era di stupidità, però con una razione, con una tematica che poi ti toccava dopo tutto. Un bambino che rimane da solo a Natale, che era anche un po' più triste in realtà come concetto. Che lui stesso viene salvato alla fine, da uno spazzaneve. Da un suo amico oltretutto, amico conoscente più che altro. Una cosa bellina e triste nello stesso tempo. In questo film come sarà? Demente e stupido, con non so con quale morale uscirà fuori, perché purtroppo i cartoni, come anche i film più per bambini, sono veramente dementi. Adesso sono arrivati a concezione di demenza. Basta che dico anche parolacce, bestemmie, tutte a ridere. Una volta non era così. Un'altra cosa che ha scritto il creatore di Mamma ho perso l'aereo, ha detto queste testuali anche queste altre parole più o meno, che a posto di riprendere delle tematiche già realizzate, fate qualcosa di originale. Può andare in chiavica, però almeno era originale. Proporre qualcosa che è stato un mezzo calto, comunque un successone, e riproporlo a tempi nostri con una dinamica magari variata per attirare non funzionerà mai. E l'abbiamo visto con Ghostbusters, il reboot, che era un film palesemente demente, che ha fatto ridere, ma è stato un'offesa, un insulto. Basta vedere Fantastici 4, un reboot. Quello del 2005, che quello del 2005 era uscito almeno decente, non bruttissimo, ma era uscito decente per quei suoi tempi. Hanno fatto un reboot che è stato una iaia, uno schifo, che poi ho scoperto delle accuse del fatto che il cast, alcuni hanno denunciato i lavori che ci sono stati pure durante le registrazioni, quindi figuratevi. Che tristezza. Vabbè. Vedremo, vedremo, tanto Natale sta già alle porte, cioè ragazzi siamo al 14 novembre. E la Madonna. Il tempo passa veloce. E tra 3 giorni Mortal Kombat Ultimate Edition. Yeah. Bene, detto questo io qua vi saluto. Qui dal 38, al prossimo video passo e chiudo. E vi lascio con i video che usciranno in questi giorni. Ok, raga? Bella.